Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono il capo del mondo e oggi sono qui per spacchettare, come state vedendo, 5000 Nebulium Plasma e tutti insieme in una volta. Da quando è uscito il gioco non li ho mai aperti, neanche uno, e oggi sono qui appunto per aprirli tutti quanti e vedere cosa troviamo, visto che sono uscite anche le tre nuove Gabblegum, chiamiamole così. Se state vedendo questo microfono, non sto usando questo purtroppo perché ancora lo devo finire di montare. Lo sfondo è cambiato, ecco perché ho ritardato di una decina di giorni a portare video, perché mi sono trasferito. E senza perdere altre chiacchiere, apriamo subito questi 5000 Nebulium Plasma, cercando di trovare le 5 Gabblegum epiche che ci sono nel gioco attualmente. Allora, iniziamo subito. Non so neanche come funziona ad aprire perché veramente non l'ho mai aperti. Ho già letto tutti gli effetti, oddio, è bella vista. Ho già letto tutti gli effetti, quindi insomma so come funzionano. Ok, dai, dacci una epica. E boom, leggendaria, non morto che cammina. Raro, talismano raro. Andiamo avanti saltando perché sennò non si finisce più. Allora, raro comune raro, talismano raro. Comune, oh eccolo, epico, Redresh alla menta. Questo devo leggere poi qual è, bello, sto doppio carpentiere comunque al suo fascino. Redresh alla menta qual è? Boom. Non lo so, quello che ti fa ricaricare equipaggiamento e arma speciale istantaneamente a tutti i giocatori della squadra. Quello che hanno appena aggiunto, leggendario, muri in saldo. Bello, in bella vista, alla fine il più utile, però l'hanno messo comune. Amuleto maggiore del primo cerchio, tutti rari gli amuleti. Vediamo un po'. Raro, comune, eccolo, Redresh alla menta, siamo già due. Sigillo del quarto cerchio. Praticamente questo in teoria ti... quando vai a terra non ti fa perdere l'ultima bibita. Dai, questo già è più utile degli altri, perché ce l'hai come modificatore alla fine. Bello, carpentiere, soldi e instakill. Mi sa che alla fine di sto spacchettamento arriveremo a 40-50 carpentieri. Allora, in bella vista, ancora Redresh alla menta, vabbè, esiste solo quello. Ok, siamo già a 3 epiche, forse 4, non ricordo. Doppi punti, saldi, antitesi alchemica. Simbolo grandioso di superiorità. Forse è quello che spawni con la mitragliatrice leggera. Andiamo avanti. Muri in saldo ancora, doppi punti e debito di sangue, quello che ti fa perdere i soldi anziché la vita. Andiamo avanti. Comune, leggendario. Cristallo carico, vabbè, niente di che. Almeno sto trovando tanti in bella vista che alla fine quelli sono utili e sono anche comuni, quindi... triplo leggendario. Belle munizioni, quelle sono utili. Talismani alla fine non è che servano a qualcosa, solo per finire il biglietto da visita. Non morto che cammina ancora. Ricarica spettrale, non l'ho mai trovato. Epico, liquidazione esplosiva. Questo è quello che ti fa avere il pacca punch a 1000. Se ci attivi poi dono temporale, dura il triplo, quindi è molto buono. Antitesi alchemica, debito di sangue, va bene. Presto uscirà anche lo spacchettamento fuoco a volontà. Questo ti dà le munizioni infinite. Un altro carpentiere. Presto uscirà anche lo spacchettamento della cassa che vi dicevo, che è qua dietro di me, è arrivata. E fra qualche giorno uscirà. Intanto un'altra leggendaria, eroe della giornata. Carpentiere, l'ho detto, carpentieri ne troveremo 43 alla fine. Sarà la Gabblegum che troveremo di più. Poi non si chiamano Gabblegum, però mono specialista. Attenzione, questo mi sa che è il specializzato di Black Ops 3. Ti fa avere 4 perchi in più. Questo è molto utile, meno male che l'ho trovato.
Allora, epico, mono specialista ancora. Porta fortuna dell'impazienza. Ok, mi mancano due gabble gum epiche. Quello che ti fa avere l'arma già pacca panciata, liquidazione esplosiva ancora, e l'altro che non ricordo qual è. Se lo troveremo, capiremo qual è. Che poi la cosa bella è che io sto con le cuffie, col microfono che non funziona, questo microfono. Con questo microfono che non funziona, e sto col microfono del computer. Quindi l'unico microfono che non vedete è quello che in realtà sto usando, che non è quello del computer ma è quello della webcam. Perché infatti la qualità audio non sarà altissima, però per adesso dovevo far così, se no aspettavate altri 10 giorni per i video, quindi ho detto preferisco farlo così, appunto cambia di un po' ma non di molto. Allora, in bella vista, fuoco a volontà ancora. Eccolo, Redder Scialamenta. Cioè, questa Redder Scialamenta non è una gabble gum epica, è una comune, cioè trovo più quella delle rare. Vabbè, eroe della giornata, bla bla bla, eroe della giornata 2, fantastico. Allora, legge il carpentiere, soldi, eroe della giornata, niente, si trovano sempre le stesse. Sempre le stesse cose si trovano. Liquidazione esplosiva, buono, fatta pronuncia 1000. Tanto siamo quasi a metà dello spacchettamento. Ricarica spettrale, saldi. Siamo quasi a metà dello spacchettamento. Stavo dicendo, sono in tutti questi mesi mono specialista, bello. In tutti questi mesi sono 3 o 4 da quando è uscito il gioco. Sono arrivato al prestigio 9 in zombie, quasi al 10. E a blackout livello massimo, sperando che mettano i nuovi livelli. E al multi sono a prestigio 7, quasi 8. Instakill, carpentiere, munizioni. Vabbè, escono sempre le stesse cose. Speravo di trovare tutte le epiche e continuo a trovare Redder Scialamenta, vabbè, che è la epica più inutile, quindi grande. In bella vista, fuoco a volontà. Fuoco a volontà è un'altra che esce una volta su uno. Muri in saldo, carpentiere. Oh, kaboom, è la prima volta che lo trovo, forse. Andiamo avanti. Filo di spada, ricarica spettrale, muri in saldo. Ricarica spettrale, devo vedere cosa fa. Non mi ricordo. Vabbè, ricarica spettrale. Appunto, devo vedere cosa fa perché esce sempre quello. Tanto almeno ho trovato dei saldi che sono utili per fare gli easter egg. Questo è inutile. Ma basta ricarica spettrale. Ma boh. Poi allora, ricarica spettrale. No, doppio filo di spada, Redder Scialamenta. Va bene, va bene. In bella vista, buono. Amuleto grandioso del primo cerchio. Andiamo avanti. Sugli scudi, fuoco a volontà, sempre quello. Antitesi alchemica, buono. Antitesi alchemica è molto utile. Non morto che cammina, munizioni e debito di sangue. Filo di spada, kaboom, buono. Il kaboom è buono per fare la nuova modalità che hanno messo ora, Gauntlet. Nei round difficili, boom, chiami il kaboom, appunto. Liquidazione esplosiva, ovvero il pacapancia 1000. CTRLZ, che è quello che ti fa avere due zombie come alleati per un periodo di tempo. Un altro kaboom, un altro carpentiere. Unisciti alla festa, questa mi mancava. Bene.
Beh, con tutti sti Nebulium Plasma spero di trovare tutte le Gabolgam. Questo diciamo è l'obiettivo, trovare almeno una Gabolgam per ciascuna, per ciascuna appunto. Inverno nucleare, mono specialista ancora, perfetto. Sto trovando tanti. Allora, andiamo avanti, andiamo avanti. CTRZ in bella vista, fuoco a volontà. Ok. Ora esce filo di spada, guarda. No, kaboom. Mono specialista ancora. Grande. Andiamo avanti. Siamo rimasti a 1200 Nebulium Plasma. Ricarica spettrale non può mancare. Finanziamento extra è morto che... non morto che cammina. Andiamo avanti. In bella vista, ottimo, ricarica spettrale sugli scudi. Ciondolo dell'avaro col pack a punch. Non so cosa serve. Doppia epica. Mono specialista e liquidazione esplosiva. Fantastico. Però mi manca arrampicamuri. Volevo trovare quella. Sugli scudi, chi tiene i punti, fuoco a volontà. Voglio trovare arrampicamuri, è l'ultima che mi manca, in teoria. Baltature. Continuiamo a trovare carpentieri. Dai, dai. Fuoco a volontà, debito di sangue, cos'è? Simbolo grandioso di superiorità. La mitragliatrice allo spawn, in teoria. Appena spawn. Eccola l'epica. Raider scialamenta, niente. Non riesco a trovare arrampicamuri, incredibile. Quasi finito Nebulium Plasma. Raider scialamenta, niente. Esce solo questo. L'hanno appena messo e... ed è il Nebulium Plasma che ho di più. La Gabolgam che ho di più. Eccolo! Presa dal muro! Era, sarebbe arrampicamuri. Ok, in teoria ce le ho tutte le epiche. O me ne manca un'altra che non ricordo. Ancora esce sempre presa dal muro. L'ho trovato una volta, ora esce sempre. Siamo già a due prese dal muro. Liquidazione, tieni il resto e non morto che cammina. Andiamo avanti, ultimi 500 Nebulium Plasma. Bello, saldi, unisciti alla festa. Molto bene. Anche talismano epico, perfetto. Un'altra epica, presa dal muro. Va bene, siamo già a tre negli ultimi sei spacchettamenti. Filo di spada, debito di sangue, cristallo coagulato. Quello in teoria ti fa restare più tempo a terra? Dovrebbe essere così. Ma non ne sono sicuro, antitesi alchemica, buono. Filo di spada, debito di sangue, cristallo coagulato, di nuovo, sembra lo spacchettamento di due secondi fa. Ah, sono finiti i Nebulium Plasma, fermiamoci qua. Poi farò un altro spacchettamento da 75 quando metteranno le nuove Gabolgam. Vediamo un po' cosa ho trovato. Allora, di comune le ho trovate tutte, meno male. Filo di spada 13, in bella vista 18, bene. Raro ce le ho tutte, meno male. Debito di sangue all'infinità. Saldi solo 6, peccato. Leggendario, tutte quante, perfetto. Epico, tutte, perfetto. Vabbè dai, allora è andata abbastanza bene. Le ho trovate tutte quante e non vedo l'ora di provarle. Va bene, per questo video è tutto, spero che vi sia piaciuto, se è così vi ricordo di lasciare un bel like, un'iscrizione al canale e noi ci rivediamo al prossimo video. Auf Wiedersehen!